Si è tenuta all'Istituto di Cultura Italiana la presentazione dello studio Impatto del Covid-19 e della Brexit sulla comunità italiana nel Regno Unito. Ad aprire l'incontro, il presidente uscente del Comites di Londra, Pietro Molle. Lo studio è stato avviato dal Manifesto di Londra, con il supporto del Consolato Generale d'Italia a Londra e del Comites stesso. La fotografia degli italiani nel Regno Unito ha mostrato l'evoluzione che ha avuto la comunità nel tempo e anche attraverso la Brexit e la pandemia Covid, portando ad oggi il 25% degli iscritti AIRE ad essere nato in un paese diverso sia dall'Italia che dal Regno Unito. Ai nostri microfoni i relatori della serata. Certo, il progetto è stato iniziato dal gruppo del Manifesto parecchi anni fa. E visto che è riuscito abbastanza bene il primo progetto, che si riferiva quasi esclusivamente alla Brexit, è subentrato anche la pandemia e quindi volevamo vedere come le due cose si connettevano e quindi abbiamo combinato le due cose, sia sia la Brexit che la pandemia, che è il Covid. Ed è riuscito abbastanza bene perché abbiamo potuto vedere che la Brexit, diciamo che è stata peggiorata dal Covid, non soltanto per quello che il Comites stava facendo con la comunità, ma soprattutto anche tra le varie associazioni che compongono la comunità stessa. Considerando che questa è la più grande collettività italiana all'estero, per numero di iscritti all'AIRE noi abbiamo 453.000 italiani iscritti e, come dicevo, appunto è la più grande. Ma non è soltanto da un punto di vista numerico, anche da un punto di vista della trasformazione di questa collettività, perché si va evolvendo, si va trasformando. Tant'è che abbiamo realizzato appunto uno studio statistico, questa è la seconda edizione, che mette proprio in luce questo aspetto, cioè come si stia evolvendo. Consideriamo che soltanto la metà degli iscritti è nata in Italia, più di un quarto è nato in un paese diverso sia dall'Italia che dal Regno Unito. Questa è una trasformazione importante che fa sì che noi si debba sempre tener conto, perché c'è un elemento culturale di trasformazione delle nostre comunità che richiederà e sta richiedendo già servizi diversi ai quali noi dobbiamo comunque rispondere. Per questo io trovo che sia fondamentale continuare a studiare l'evoluzione della nostra collettività da tutti i punti di vista. Beh, questo progetto ha richiesto quasi un anno di lavoro da quando abbiamo iniziato a impostarlo alla conclusione. È figlio di un'altra indagine che l'associazione Marian Presto di Londra aveva svolto l'anno scorso e alla quale il Comites ha deciso di dare seguito quest'anno, finanziandola e sostenendola, oltre a dare il patrocinio. È stato un lavoro di squadra coordinato da tutto il comitato scientifico del Manifesto di Londra. Il grosso del lavoro si è concentrato a partire dai mesi estivi del 2021, quando abbiamo fatto circolare il sondaggio, e poi l'analisi dei dati e la scrittura effettiva del report si è conclusa poco fa, quindi in autunno. Il futuro della comunità italiana nel Regno Unito è complicato quanto quello del Regno Unito. Chiaramente ci sono tanti problemi che ci saranno per il paese e quindi ci saranno anche per la comunità. Mi piace pensare e sperare che sarà una comunità capace di essere resiliente e solidale verso le tante situazioni di difficoltà che ci sono. Mi piace anche pensare e sperare che potremo essere in qualche modo portatori sani di buonsenso rispetto a un paese che sembra in parte averlo smarrito, ma anche rispetto ai nostri amici d'Italia che ogni tanto sembrano avere un po' il dente avvelenato verso l'Inghilterra. Hanno lavorato all'inchiesta anche Mirko Brondolin, Matteo Galizzi, Francesca Guidali, Adriano Mancinelli, Chiara Mariotti, Matteo Pazzona e Andrea Pisauro. Da oggi c'è una soluzione facile e completa. In un'unica piattaforma puoi trovare news, informazioni, comunicazioni istituzionali, locali e nightlife, shopping e delivery, eventi e guide turistiche, ticket e molto altro ancora. Disponibile per smartphone, tablet e PC. 1000 soluzioni, un'unica piattaforma. Completali.